Le firme dei sindacalisti confederali e del presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale avviano un percorso attraverso il quale entro marzo i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle singole imprese operanti nel porto di Monfalcone voteranno ed eleggeranno due rappresentanti che assumeranno il coordinamento delle iniziative a tutela della salute e dell'integrità fisica di tutti i portuali dello scalo monfalconese. Per la prima volta in Italia a finanziare questa figura sono l'autorità di sistema e le stesse aziende. Andiamo a sancire qualcosa che va oltre alle previsioni di legge, perché noi diamo una garanzia di sostegno economico a chi deve portare avanti questa attività. Questo non è per forza individuato dalla legge. In molti altri porti italiani, in quasi tutti, la questione è ancora sempre in discussione, quindi Trieste e Monfalcone anticipano questo elemento fondamentale che abbiamo a Trieste e che quindi adesso parte anche su Monfalcone. Due persone 8 ore al giorno in pieno distacco garantiscono un continuo monitoraggio, poter aggiustare situazioni che possono diventare pericolose. L'accordo prevede inoltre l'individuazione da parte dei datori di lavoro di due responsabili del servizio di prevenzione e protezione del sito produttivo. Coinvolti nell'intesa anche l'azienda sanitaria Asugi, l'INAIL, la Capitaneria di Porto, la Direzione Territoriale del Lavoro, l'INPS e i Vigili del Fuoco. Sono veramente contento della sottoscrizione di questo protocollo avvenuto oggi. Tutti assieme abbiamo la consapevolezza di aver realizzato qualcosa di unico, una cosa del genere in Italia non c'è e penso e spero che possa essere un esempio anche per gli altri posti, a dimostrazione che se si lavora assieme si arriva ad un intervento e ad obiettivi convergenti, perché gli interessi dei lavoratori sono gli stessi delle aziende e gli stessi delle istituzioni che lavorano sul territorio.